Il carnevale di Borgosesia torna alla normalità dopo gli anni travagliati della pandemia. Si parte domenica 29 gennaio. All'alba si accendono i fuochi per il primo grande evento del carnevale, il pranzo della Busecca. Dopo la consegna delle chiavi della città a Sua Maestà Peru Magunella. La domenica successiva, 5 febbraio, alle 14, cerimonia di apertura del 136esimo carnevale di Borgosesia. A seguire la prima sfilata di carri allegorici e maschere. Un altro appuntamento imperdibile sarà sabato 11 febbraio. Con Oggi mi vesto come mi pare, un invito alla cittadinanza a mascherarsi e festeggiare in allegria. Domenica 12 febbraio, secondo corso mascherato con la partecipazione di carri allegorici, mascherati a piedi e maschere singole. Si continua con il Gran Galà dal Saba Gras il 18 febbraio e domenica 19 terzo corso mascherato. In questa occasione saranno assegnati il Palio dei Rioni e il Mini Palio delle Mascherate. I festeggiamenti del carnevale si concludono mercoledì 22 febbraio con il classico Mercurscurot. La fiaccolata ed uno spettacolo pirotecnico chiuderanno la manifestazione. Un programma ricchissimo che riporta il carnevale di Borgosesia agli antichi fasti e che è attesissimo, come ci spiega la presidente del comitato carnevale, Diana Stolfi. Aspettiamo il carnevale forse più del Natale, quindi è chiaro che ci è mancata una parte importante, la condivisione, la felicità, la gioia, lo stare insieme, condividere una passione. È mancato molto e quindi non vediamo l'ora di ripartire.